Assolutamente, volevo essere presente in questa giornata, in questo incontro con i ragazzi, perché dobbiamo fare memoria, ma la memoria non è soltanto ricordare con manifestazioni, neanche partecipare. E questo è una necessità che i ragazzi e i giovani, ai quali dobbiamo inculcare il bisogno e l'esigenza di legalità e di giustizia, e quindi lo dobbiamo fare anche per le vittime che hanno sacrificato la loro vita per garantire a noi maggiore libertà e maggiore giustizia. E anche se è una giornata nazionale, solo bisogna ricordare che effettivamente sia Capo Orlando tramite Lascia e parte con Lascia sono stati i pilastri di questa associazione antimafia. Certamente, questo fa onore a questa provincia, al risveglio delle coscienze di questa provincia, e oggi è la primavera, quindi il risveglio delle coscienze e diciamo del riscatto sociale, e le associazioni che sono nate in questa provincia hanno dato un esempio importante di lotta e di rispetto della dignità della persona. Il significato della presenza nella città di Parti e di questa giornata. Ma queste sono giornate sempre utili, che è bene svolgere periodicamente per non far calare il silenzio su una battaglia civile che abbiamo tutti il dovere morale di combattere. I ragazzi delle scuole in primo luogo, perché sono la proiezione della nostra società presente e soprattutto futura. Bene fanno quindi gli istituti scolastici, le associazioni anti-racket a non far tacere, non tacere il valore della lotta alla mafia, il disvalore assoluto della cultura mafiosa invece. Quindi è assolutamente importante esserci ed esserci con coinvolgimento in questa occasione. No, intanto c'è da dire che questa è una giornata nazionale. Il 1 marzo del 2017 proprio la Camera dei Deputati, con voto unanime, hanno istituzionalizzato questa giornata, che vengono sensibilizzate le scuole, le comunità, le città, la Chiesa, a ricordare le vittime di mafia. Oggi la giornata nazionale è a Foggia, 2 anni fa è stata a Messina, saranno letti 980 nomi che sono le vittime della mafia, ed è importante la memoria. Non ci può essere impegno se non c'è memoria, non ci può essere legalità se non c'è memoria. Quindi la memoria diventa importante, ricordare ai ragazzi la morte di 980 persone che noi conosciamo e che sono conosciute, ma penso che ce ne siano tante e tante altre che non si conoscono e che magari non sappiamo che sono anche vittime di mafia. E penso che siano ancora di più. E quindi oggi fare questo incontro con le scuole, che ha organizzato sia la Caritas con la presenza del Vescovo, che ha organizzato le scuole con la presenza di tutti i presidi, e la presenza del prefetto, che è la prima uscita ufficiale che fa in provincia di Messina a incontrare le scuole e a confrontarsi sul tema della legalità, che sicuramente è un tema molto importante. Ecco Presidente, lei ha detto che è una giornata nazionale, senz'altro, però non bisogna dimenticare l'importanza che hanno dato proprio nella nostra zona sia l'ACIO di Capo d'Orlando che l'ACIO di Parti, di cui lei è stato il fondatore. Sì, c'è da dire che è stato organizzato dalla Chiesa, voluto dalla Prefettura, questa iniziativa, e la prima cosa che hanno pensato è coinvolgere noi, sapendo che noi in questa realtà, c'è da dire, abbiamo fatto qualcosa, abbiamo cercato di, con iniziative, con le scuole, ma anche in questa provincia, a dare anche dimostrazione di imprenditori che hanno denunciato, penso a Barcellona, a Terme Vigliatore. Abbiamo coinvolto anche quegli imprenditori che non avevano il coraggio di denunciare, quindi questa è la prova di una giornata come questa, dove i ragazzi sono centinaia e centinaia, dove c'è la presenza di tutte le scuole e la presenza poi sotto l'aspetto anche organizzativo, che le cose possono riuscire quando camminiamo tutti insieme.